abbiamo già visto, Servignano è indubbiamente molto attivo da un punto di vista culturale. Proprio questa sera ci sarà un concerto anch'esso molto particolare. Che cosa sarà? Paolo Dunque, il concerto. Bragaglia, tra l'altro, una delle voci del concerto. Senz'altro. Il concerto è un concerto di musiche legate, insomma, al concetto di contemporaneità, legate alle suggestioni contemporanee. E suonerò io, Paolo Bragaglia, e Lora Strana, Carlo Natali e Mauro Rocchi. E si tiene appunto in un luogo veramente particolare ed iconico per certi versi, che è l'ex Consorzio Agrario di Servigliano, che è stato riaperto per la mostra del maestro Gabriele Ercoli qualche mese fa. Siccome domani chiude la mostra, abbiamo pensato di fare questo concerto appunto di musica contemporanea in questo luogo che in qualche modo è fortemente ancorato alla tradizione rurale della nostra terra. Proprio forte, sì. Pare un'eternità. Eravamo ciuchi e amo per fratte fino a io lo pandà. Io li terreni dello vescovo a chiappare le lasche con le mani. Eravamo tutti morti di fame, ma tu eri quello con più fratelli. E alla fine ti portavi quasi tutto a casa tu, che facevamo tutti pena, ma tu ne facevi di più. Gesù faceva caso che di tutti i fratelli tuoi eri lo più grasso. Tu sei proprio forte, sì? Pare un'eternità, quando che dicesti che la terra non faceva per te e te ne chiesti in città, contento come un papa, conciato come un scarzacà, lo pioe non ti toccava, l'ombrello ce l'hai, sti cazzi, erano mia. Tu sei proprio forte, sì? Pare un'eternità. Noatri, io per lo campo, e tu non si sa. E poi, una mattina, ti siamo ritrovato sul giornale che dice che sei uno che te ne arda la bandiera dell'economia italiana. E c'era pure la foto, e quando eri bello su quella foto, tutto rilicciato, tutto diverso. Invece il paese era sempre quello, non ti somigliava più. Eri fatta di strada con l'ombrello mio. Eri proprio bello su quella foto, bello e terribile, come un fulmine che sta per cascare. Noatri invece stracchi morti, facciamo fatica pure a passare dal caffè alle giornalà, che da ubriachi uno vale l'altro. Tu sei proprio forte, sì? Il giorno che venisti fu una festa, più che se fosti lo zio americano, che quello l'avevamo visto solo a teatro. Ma come avrà fatto, diciamo tutti? È ripartito con le toppe e la luculo e adesso invece vuole comprarti tutta piazza, giornalà e caffè compreso. E mo, noatri, doimo. Tu sei proprio forte, sì, il caffè l'hai comprato, ma ce l'hai lasciato. Ma come avrà fatto, diciamo tutti, io il caffè? Ogni giorno non l'abbiamo detto più. Fu quando te comprasti l'Upandà con tutti i terreni dell'Uvescovo e ci facesti una fabbrica e poi un'altra ancora e adesso a farla corta fatichiamo tutti là. Sbucchiamo sangue come prima, ma che cazzo, ci sentiamo anche noatri un pochetto di città. Però la sera brughiamo sempre su piazza Ambriacace, sia ben chiaro.
Sei proprio forte. Sì. A te, stimo Calli, stimo il televisore, la casa Noa e quella vecchia limofittata dall'istracomunitaria che c'è esse isi o pelle fratte. Solo che il fiume è un boiallo e le lasche non ci vanno giù a pescarle né loro né noandri. Ma non gli fa niente, tanto c'è lo supermercato. Chissà, il fiume dove piglia loro di che colore è. Tu sei proprio forte, sì. Avanti ieri la fabbrica ha chiuso. E poi quell'altra, e l'altra ancora. Dici che c'è la crisi e ogni giù compra. Le cose che facevano ad è troppe e costa tanto mantenerci con tutti i diritti dei cristiani. E tutto questo ti ha fatto gli fallito. Ma mo, noatri, togliamo. Tu sei proprio forte. Sì. La televisione ce l'ha sigillata, ma chi se ne frega che tanto faceva vedere solo chiappe e pocce. La radio però qualcosa ancora la dice. E stamattina ha detto che ti sei comprato non si capisce quante fabbriche in Polonia, piene di polacchi, che fa le stesse cose che facciamo noi altri. E che per questo sei uno che tiene alta la bandiera dell'economia italiana. Sì, ma perché li portate in Polonia? Tu sei proprio forte. Sì, tutti siete forti. Il governo dice che non è la fine del mondo, che dobbiamo provare a arrangiarci. E noi altri lo facciamo pure. Solo che io lo pandà, se gliela fai a sardare un filo spinato per riacce, l'acqua è ghialla e troveda e puzza e non c'è sta una lasca manco a pagarla. E non ci potimo manco orcogliere l'erbe e lo da turno, che li terreni ad embriachi peggio dei noatri, ma dei veleni. E mettici che turno i palazzi nostri, non c'è una reiega di terra per farci l'orto. E sulle case vecchie non ci potimo orchiere, che ci sta l'istracomunitari e là l'orto ci sta. Era lo nostro, tant'anni fa, quando che tu partisti, contento come un papa, congiato come un scarzacà. Ma l'ombrello, col cazzo che me l'hai dato. Thank you.
A presto.